come dicevo la volta scorsa, è un mese che stiamo lavorando insieme e penso che questa squadra da un mese a questa parte abbia un po' cambiato quelli che sono un po' gli atteggiamenti, nel senso che sono andati via dei giocatori, sono arrivati altri giocatori che sono propensi a quello che è il nostro, insieme al mio staff, per quello che intendo fare calcio. Penso che anche le partite precedenti non abbiamo raccolto, come diceva lei, i frutti, perché poi ci sono state le partite fuori casa dove la settimana di Termoli era stata una settimana un po' particolare, quella dopo lasciamo stare fuori casa, però la squadra non si è mai scomposta, penso oggi abbia giocato senza mai subire un tiro in porta contro una squadra seconda in classifica, e penso che abbiamo creato diverse occasioni da rete, ma a me l'atteggiamento, a me quello che mi fa piacere è l'attaccamento a questi colori e a questa maglia. Sappiamo di contro di avere una squadra che era brava nel palleggio, perché io ho visto anche i filmati prima di noi e quella che è stata la partita che abbiamo fatto all'andata, quindi era una squadra come la settimana scorsa, una squadra che ama il fraseggio, ama una costruzione bassa, e noi per evitare di metterci là dietro abbiamo optato per prenderli alti, ci è andata bene, ma sempre bravi i ragazzi, perché i ragazzi si applicano e si vede, penso che è sotto gli occhi di tutti che è una squadra, per quanto sia una squadra giovane, cambiano gli interpreti, ma i ragazzi cercano sempre di dare il massimo. Però loro sanno benissimo che indossano una maglia importante e devono avere rispetto di questa maglia, cioè noi siamo a Chieti dove c'è storia, c'è cultura, e quindi i ragazzi sanno benissimo dove si trovano, quindi hanno capito l'importanza della maglia che indossino. Per quanto riguarda Cesaro, siccome domenica scorsa purtroppo stavamo facendo il cambio su Mercuri e siamo rimasti in 10, ma stavamo facendo il cambio e oggi non volevo di noi rimanere in 10, quindi è stata una scelta per quanto riguarda sulla munizione, anche se l'entrata di Simone, di Mancini mi dava più profondità, perché era un giocatore che mi attaccava alla profondità, e siccome loro l'avevamo costretti a mettere sempre sta palla lunga, e noi un po' di volte gli ho detto alla squadra di andare anche noi su attaccare gli spazi e andare sulla seconda per tenere la squadra sempre nella loro metà campo, e ci è andata bene. Il risultato non mi piace, perché credo che sia stato una partita estremamente equilibrata. Le uniche situazioni in cui noi siamo stati in difficoltà erano sui falli laterali, battuti in maniera strepitosa dal numero 6, però era l'unica situazione in cui noi potevamo correre dei rischi, quindi non, stavamo in totale controllo della partita, non dico che meritavamo di essere in vantaggio, anche alla luce di qualche situazione, però credo che era un equilibrio sostanziale e anche molto giusto all'interno durante la partita. Quindi mi dispiace aver perso, perché non credo che noi meritassimo di perdere. Credo che il Chieti sia una squadra di grande valore, con giocatori di anche notevole tasso tecnico, da un punto di vista temperamentale sicuramente è più forte di noi. Quindi io non mi aspettavo una partita diversa, mi aspettavo che noi potessimo fare la nostra partita, credo che ci siamo riusciti a tratti, non sempre, perché il Chieti non ce l'ha permesso, come noi non abbiamo permesso al Chieti di sviluppare quello che magari nei primi minuti sembrava più facile, perché nei primi minuti noi siamo stati, non dico in balia del gioco del Chieti, ma poco ci manca, perché comunque erano loro che dettavano. Poi abbiamo preso campo, abbiamo preso coraggio e abbiamo fatto la nostra partita. È stata comunque una battaglia, è stata una bella partita. Il mister ci ha detto in un modo molto giusto come affrontarla, sia sul punto di vista tattico, sia soprattutto sull'atteggiamento, e quindi abbiamo portato a casa questa partita. C'è stata una conclusione, è stata ribattuta, poi c'è stata una doppia conclusione, io mi sono defilato sulla destra e ho messo la palla in rete. Il mister ci ha dato una mentalità vincente e abbiamo sempre un atteggiamento veramente da squadra vera, e lui ce lo trasmette sempre ogni giorno, e lui soprattutto è bravo a farci capire l'importanza delle piccole cose, di quello che facciamo ogni giorno. Io personalmente da lui ho imparato tanto, e
lo ringrazio ogni giorno per quello che mi dà e per quello che ci insegna a tutti.